Comincia una partita già attesa perché già ha volato un cartellino giallo. Lo Scarsenal dopo la vittoria a tavolino sullo Spalcimma. Già oltre il Mignottingham. Mignottingham che ha 12 punti e può arrivare con 15 in testa alla classifica. Ma lo scontro diretto tra Deportivo e Wimbledon fa sì che il Mignottingham matematicamente non può arrivare al primo posto, può solo arrivare al secondo in caso di vittoria del Deportivo sul Wimbledon. Ed entrare in Champions con il preliminare, con la prima di Bronze League, in caso in cui Mignottingham arrivasse secondo, in caso in cui arrivasse terzo, invece dovrebbe entrarci tramite il ranking, lottando con la settima della Star. Zitto, mister, la quarta di Platinum e la quinta di Gold. Lo Scarsenal invece ha 10 punti e in caso di vittoria andrebbe a 13, superando il Mignottingham e andandosi a giocare a quel punto il preliminare di Champions in base al ranking. Ricordiamo, su quelle quattro squadre, settima di Star, quarta di Platinum, quinta di Gold e terza di Silver, su queste quattro, le prime due in base al ranking, chi fa più punti faranno il preliminare per l'ingresso tra le 16 che poi andranno a fare gli ottavi della Champions. Il Mignottingham si schiera con Ludovico Fassina, Aiello, Viscardi che gioca a sinistra, Pascale al centro, Ciumeo, Arnese, D'Alessio, Jacopino, Aiello invece è a disposizione. Ci sono due Aiello, mister, non rompe le scatole. Per la formazione dello Scarsenal. Lo Scarsenal dunque con il ritorno di Corrado Esposito. Difesa con Tomasone. Rocco a destra, Cappello al centro. Federico, centrocampo con Palma, avanti Rimo Giannini. A disposizione Castellano. Salta Corrado Esposito, Arnese resiste. Destro, occhio ad Alessio. Palma, esce bene Whisky, Viscardi, Esposito, Whisky osserva D'Alessio, mezzo a due, riparte Federico, si butta avanti, tre su di lui, Pascale va a recuperare, ora sale lui, Pascale rasoterra. E allora Whisky cerca la bomba, Esposito, Arnese sul tapin, palla in rete, vantaggio Mignottingham, Francesco Arnese. Occhio Palma, Fassina, due tempi. D'Alessio, pennella, braccio di Federico, troppo vicino secondo il direttore di gara. Parte Palma, Pascale allunga. 22 e mezzo. 22, quindi la terza di Silver in questo momento è in Champions. Posizioni. D'Alessio, Arnese poggia a Whisky, Ciumeo, Palma recupera ancora Whisky, poi Rocco, ancora Ciumeo, Arnese di punta. Parte Viscardi, rasoterra. Arnese la ritocca verso Jacopino, chiude Tomasone, ancora lui, vediamo un po', c'è un fallo. Whisky dentro, morbida Esposito. Tomasone vira centralmente ma sbaglia, perde la sfera, triangolo e Mignottingham, Aiello, giocata strana e non efficace. Volevi fare. Tomasone con le mani. Castellano alza. Federico per Giannini, litigano un po'. Federico ci prova. Rocco. Federico. La sposta. Federico. Un fallo.
Io godrò come un maiale. No, aia, non fare foto all'aria. Io le devo cancellare. All'aria? Non ne ho fatto nemmeno una, ma adesso mi ci devo pensare. Se ne indica. Ho fatto la foto all'altra. La Soterra. Occhio a questa palla alta. Sportellata di Aiello. C'è un medio di testa. Si alza il pallone. Rocco, a caso anche lui. Aiello. C'è il Carnese. Aiello. 1-2 tra Filippo e Jacopo Aiello. Poi c'è un calcio. Castellano la tocca semplicemente. C'è un fallo di Pascale. Federico. Anzi, poi Fassina gestisce con le mani. Aiello sale. Va da Jacopino. Perde la sfera. La riconquista Pascale. Viscardi. Cambia tutto. Ancora Whisky. Vediamo un po'. Sale. La tiene in campo Whisky. Dentro Veranese. Prova a spostare il pallone. Mette il piede Rocco. Chiumeo liscia. Pascale calcia. Doppia deviazione. Aiello mette il corpo davanti. Il cappello va a rinvio. Si gioca a palla lunga ora. Aiello. Numero. Riesce in qualche modo a tenerla Tomasone col piede. Giannini dentro, chiude Viscardi. Chiumeo. Momento positivo per la formazione in maglia fluo. Davide resta fuori aria. Davide resta fuori aria. Metti fuori aria. Salvato, buttati. Con le mani Aiello. Salta bene Cappello. Chiumeo. Deviazione, pallone per le mani di Federico. Attende Cappello per battere la rimessa. Giannini la muove. Palma, occhio al destro. Palma, Fassina. Respinge Giannini. Deviazione, destro di Cappello. D'Alessio gira rete. Un'imbucata di Arnese, se non erro, e D'Alessio va anche a dedicare il gol lì fuori. 2-0 Mignottingham Forest. Guardo, esci Salvatore. Carica al destro, palma. Su. Poi rimessa. Palla dentro, salta Whisky. Occhio ad Arnese, c'è un fallo. Palma dentro la Soterra, attacco di Castellano. Bomba di Federico. Pascale ha salvato tutto. Poi occhio alla pressione di Jacopino. Jacopino prova ad abbattere Federico. Gira su Corrado Esposito col destro avanti. Pure su schioppa. Viscardi. Ancora Viscardi. Carlo, guarda, io ancora prima aveva 16-17 anni, presi lui e Sandro dall'Internazionale. Carle, che minchia vuoi? Destro di Jacopino, deviazione doppia. Ieri tuo fratello mi ha corretto. È una parola inventata. Palla dentro Arnese, morbida la conclusione. Poi Filippo la rimescola. Occhio che parte lo Scarsenal. Federico allunga. Pascale ultimo uomo col tacco, mette fuori. Palla dentro per Giannini. D'Alessio. Palma difende. Se ne va. Tacco, prova a smarcarsi. La tocca Castellano. Zona tiro, prova deviazione. Passino. Con le mani. Arnese. Sono arrivati tanti, tanti clip. Altro modo per convincerli dicendo che si va con le mani di attenzione, un po' di scintilla. Castellano con le mani. Giannini. Palma, due su di lui, Castellano,
Federico gioca dietro, verticalizza Cappiello, poi di testa, allora Fassina, palla dentro, vola Viscardi, palma, recupera, nasconde la sfera, palla dentro Pascale. Si va con le mani, colpo di testa di Whisky. Chiumeo, Federico, Cappiello resiste. Salta Chiumeo. Colpo di testa di D'Alessio. Whisky! Palla dentro, Esposito raccoglie. Palma. Sale lui, sterza, va a destra. Palma col destro. Pallone alto, salta Pascale, Cappiello, attenzione ad Alessio che è riuscito a mettere piede, allungare a Jacopino, Tomasone col destro mette il pallone in rimessa, qua però non si intendono i due dello Scarsen, ad Alessio la rimescola, Tomasone dietro, sale Federico, accelera, effetto di Chiumeo, poi Whisky. Palla dentro con le mani, Giannini di testa, Aiello esce, resiste al contrasto, ancora Filippo Aiello, sbaglia. Palma, allarga, tocco di ritorno, Chiumeo, col tacco verso D'Alessio, casuale ma efficace, Esposito. Con le mani, Pascale la trova. Viscardi, taglio di Aiello, D'Alessio si allunga, Jacopino, prova a farla passare, calcione, si gioca a destro, angolo. Parte il pallone in mezzo, salta D'Alessio, poi tocco centrale, palma, salta secco, Pascale, palma, Fassina, finisce il primo tempo. 2-0 Mignotti Gun Forest. Allora comincia la ripresa, 2-0 Mignotti Gun, giusto Toldone? 2-0 Mignotti Gun, Toldone? Bravo Toldo. Arnese, nello spazio, Dani! È partito Tomasone, sterza, allarga, palma, zona tiro, pennella dentro, colpo di testa! Arnese, se ne va Arnese, il pallone dietro, spazza Federico, palma, perde la sfera, arriva però Cappiello, c'è un fallo, palla ferma, quando vuoi Whisky può anche provare, certamente non c'è, non c'è la barriera. Prova Whisky! Esposito. Si fa con le mani di Tomasone. Oh, 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 contuori. Cucciolo. Ciao. A posto. Lo so, non si è fatto alto, ma lo dico, okay, lo dico, okay, a schioppa. Se schioppa di sei, io sono giocato di venerdì che di domenica. Domenica già siamo pieni, cosa del genere. Allora loro sono, diciamo, di venerdì, loro decisero, poi alla fine venerdì, okay, non c'era nessuno, il portiere non c'era, il mio cugino non c'era. Ma la prossima la mettiamo alle sabato. Quando volete, tanto siamo solo noi. Ma te ne stai andando? Ah, ciao mister. Occhio perché è partito, Dani rotola. Arnise, il cross, pallone messo fuori. Parte un branco di giocatori. Salta palma. Occhio a questo pallone. Castellano fuori. Si va con le mani, palla dietro. Palma si coordina. Ha battuto. C'è punizione. Parte Olindo. Palma. Pasoterra colpisce la barriera, agganciato, non c'è fallo,
Tomasone, parte un cross altissimo. Jacopino la difende, attaccato alle spalle da Rocco, poi Viscardi, dentro per Jacopino, resiste, intervento di Tomasone, Rocco, la sposta, sale Rocco, la perde. Arnese, spazza Tomasone, Arnese scusami, se ti senti chiamato in causa inutilmente ti chiedo scusa, Checco. Fischi. Arnese, tocca di prima, non trova nessuno. Occhio perché c'è palma, palma, pallonetto, Fassina. Rimpallo su Aiello. Viscardi, spazza. Al posto di Real Beta. Come? Fatti vedere, che Iaco. Aiello, Arnese. Rocco tirato. Gioca, gioca. E gioca. Con il fallo. Si va con un lancio lungo, Giannini. Palma, contrasto, Castellaro la tiene. Viscardi la ruba, Aiello in aria, tocca. Poi sale Rocco. Chiude il Chiumeo. Fischi di testa, salta Aiello. Occhio perché c'è Federico, zona tiro. Si aggrappa Viscardi. Arnese alzato. Aia. Continua. Fischi. Sterza. Sinistro. Qua in mezzo. Qua in mezzo. Palla dentro. Chiumeo liscia. Jacopino. Si andrà con le mani di Aiello. Salta Chiumeo. Ok Jacopino, arriva Arnese, col destro ma largo. Palma, la finta, Palma, sporta il pallone ancora sul sinistro, la ritrova, Palma dentro, li salta quasi tutti, Castellano, Chiumeo, parte il Mignottingham, Arnese. Alza questo pallone, mettendo in difficoltà Iello, Federico, contro due, Chiumeo, vince il contrasto, prova il tunnel a Rocco. Vediamo un po', cadono. Federico. Viscardi su di lui. Cerca il tunnel e non lo trova. Arnese. Sale Arnese. Bravo Tatone. Prova qualcosa. Ancora lui. La fa passare. Whisky. Occhio a sinistro. Diventa un cross Aiello. Rocco ci prova. Sbatte sul remo. E allora Aiello. C'è anche Arnese. Aiello tira. Esposito. Ma perché devi difendere Olindo? Perché devi difendere Olindo? Parte il cross. Esposito a vuoto. Whisky. Ancora lui, ancora Mignottingham. Il gol di Viscardi che recupera questo rinvio di Esposito e lo purga con un tiro sotto le gambe. Palma dalla battuta. Non brillantissimo oggi Olindo Palma. Di davanti si è inceppato lo Scarsenal. 3-0 per il Mignottingham. Dani, Rocco, Aiello esce. Dani, sombrero al volo. Palma. Gioca avanti, poi rimpalli, Tomasone, c'è fallo di Chiumeo, tocca, palma, destro, murato. Che ha questo colpo di testa di Palma, la palla gestita così così da Fassina, sarà calcio d'angolo? No, fondo. Fassina lungo. Esposito ringrazia. Gioca con le mani. Zona Chiumeo che devia Pascale. Pallone rinviato in avanti, trovando D'Alessio. Prova un controllo a seguire. Cappiello. Poi col tacco Chiumeo, inutile. Tomasone esce lì in mezzo. Cerca Palma. Whisky. Ne prende un'altra.
difesa del Nottingham blindata, concesso pochissimo. Rocco, palma, velo di Tomasone, Federico la trova e crossa. Palla dentro, salta palma, calcio d'angolo. Il cross di Rocco, Aiello devia, Dani, Olindo di tacco, ancora Dani che apre, Aiello, occhio al destro, prova la bordata. Aiello palla dentro, salta Cappiello, poi Dani palleggia, salta il primo, ancora Dani, Dani D'Alessio, super gol di Dani, 4-0 Nottingham. Palma, soluzione centrale, Whisky che esce, parte il branco in maglia rossa, Whisky la perde, palma in area di rigore, Federico prova a risalire la formazione dello Scarsenal, Tomasone prova, Aiello, Arnese controlla, va da Jacopino, troppo lento, allora Tomasone esce, Tomasone, Aiello, Banfella, palma recupera, Federico, bella Filippo, Giannini, Filippo Aiello, ringhia, tocca la sfera, Jacopino in verticale, trova Dani, porta vuota Arnese, non calcia, escono in due dello Scarsenal, Dani, Viscardi dentro con le mani, secondo palo, si chiama il pallone, Remo Giannini, punizione in area di rigore. Allora errore di Giannini, punizione a due in area, tocca Jacopino, Banfella, ho trovato l'invenzione Thiago Alcantara, lo sai che abbiamo trovato, chiude a 15 punti, superando in questo momento il Wimbledon, secondo posto blindato se cade il Wimbledon per il Nottingham Forest. In questo momento aggancia anche il Deportivo. Dani, ma voi che avete fatto il Deportivo? Quindi in questo momento siete in testa per una settimana. Vieni, vieni. Dani. Filippo Aiello, perde la sfera. Poi là dietro. Colpo di testa, palla per Olindo. Tacco di Federico, chiude Aiello. Riparte Jacopino, interventaccio di Tomasone. Due interventacci. Ancora Aiello. Altro interventaccio di Tomasone, caccia all'uomo. Aiello resiste. Ancora Tomasone. Ne ha fatti quattro. Palla dentro, Giannini rinvia sul piede di Castellano, Dani, ancora Tomasone, Filippo col tacco, Arnese, rischio io e fondo, Fassina vuole chiudere in clean sheet, palma, destro, Aiello, Fassina, rimpallo, porta vuota, ancora Jacopino, c'è fallo, anzi no, non c'è più tempo, finisce 4-0 il Nottingham e in vetta la Silver per una settimana. Allora Jacopo, considerando che la tua squadra chiude a 15 punti in testa alla classifica il campionato di Silver, un attimo solo che mi devo mettere gli occhiali perché non ci vedo anche l'ultima niente. Partita sì, ti stavo spiegando, no? Voi chiudete a 15 punti e siete in vetta per lo scontro diretto vinto sul Deportivo, 15 punti avete voi, 15 punti al Deportivo, 13 punti al Wimbledon, manca appunto la sfida Deportivo Wimbledon, qualsiasi sarà il risultato di quella partita voi scalate di una posizione in classifica, perché se vince il Wimbledon voi siete secondi, se vince il Deportivo voi siete secondi, se pareggiano invece il Wimbledon a 14 voi mantenete comunque il secondo posto, siete matematicamente secondi, affronterete per il preliminare la prima di bronze per entrare nelle prime 16 della Champions, però
visto l'andazzo c'è un rimpianto perché mancava così per vincere questo campionato? Sì, abbiamo concesso una sconfitta in maniera un po'... Qual è la partita che poi è rimasta... quella là che vi è rimasta qua, no? Contro, se non sbaglio, gli LFV abbiamo perso in maniera abbastanza sciocca, perché comunque potevamo giocarcela meglio. Abbiamo vinto la prima contro una delle più forti, sarebbe il Deportivo, quindi diciamo c'è un po' meno col Wimbledon, quindi rimpianto. La partita con l'LFV e il rimpianto stagionale. Sì, perché Wimbledon c'ha Carletto Cucca, è comunque un fattore, invece gli LFV diciamo erano un po' più alla portata. Senti, osserverai l'andazzo della Bronze per vedere quale sarà il tuo avversario? In questo momento Morey Campbell in testa? Non lo so, chi viene viene, noi andiamo a giocare, come dire, quindi non ci interessa. Complimenti. Abbiamo Jacopino. Fatto l'anno scorso dalla Bronze. Sei Tiago Alcantara comunque. Abbiamo trovato il tuo socio. Anche la stessa tecnica. Ciao Jacopino, in bocca al lupo a questa mignottica e ritroveremo tra un paio di settimane. Ovviamente. Ciao Jacopino, ciao.